Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink in questo nuovo video di Nazione Eleven 3 Lampo Folgorante. Bene ragazzi, siete liberi fino a pranzo, dopodiché riprenderete l'allenamento. Sul serio? Quindi adesso sono liberi di scorrazzare dove vogliono? Non siamo mica in gita? I ragazzi dovranno pure rilassarsi un po', e questo gioverebbe anche a lei. Pizza, voglio la pizza! A mia mamma prendo questo, gli piacerà un sacco. Mark? Che succede, Mark? Sei indeciso sugli acquisti? Non so che pesci pigliare, non so mai cosa regalare a mia madre. Che dici di questi, Mark? Sono orecchini fatti di conchiglie, guarda che belli. Wow, fanno rabbia a casa mia, grazie Cancam. E con la festa della mamma che si avvicina, è un ottimo regalo. Io a mia madre e a mia sorella, che anche lei è diventata madre, ho fatto un regalo. Voi avete fatto i regali a vostra madre? Sì? Bravi allora! Concentriamoci sul gioco ora. Figurati, sono felice che ti piacciono. Forse hai ragione. Qualche minuto di libera uscita potrebbe essere salutare. Che cosa le dicevo? E visto che siamo in argomento, perché non fa due passi anche lei? Grazie, ma non ne sento il bisogno. Travis, rilassati! Oh! Bah, cosa avranno da essere così contenti? Voglio che sia portato a termine, sono stato chiaro? Ma cosa? Non sarà mica chi penso io! Capitolo 6. L'ignobile piano di Mr. D. Oh, sì. Accipicchia, Thor! Hai comprato un sacco di cose! Sono tutti regali? L'intenzione era quella di prendere solo dei pensieri per i miei fratelli, ma mi sono fatto prendere la mano. Per Diana, Harley! Sei bagnato fradicio! Sei andato a fare surf, vero? Proprio così, c'erano delle onde formidabili! Ma a parte che è nudo, dovrebbe avere in realtà una muta, ma... vabbè. Bene, muta da surf, ovvio, non una muta completa. Bene, adesso basta con le ciance, la ricreazione è finita. È ora di allenarsi. Andate al campo nell'area giapponese. Ma perché, mister? Uffa! Ehi, un attimo. Caleb non è ancora tornato. Ecco cosa succede quando si fanno certe concessioni. Austin, andreste a vedere dove è finito? Va bene, ci penso io. Bene, allora, cerchiamo... Oh, Caleb, eccolo. Eccolo qui. Caleb, che cosa ci fai qui? Dobbiamo andare al campo di allenamento della nostra area. Eh? Cosa? Va bene, ho capito. E ma con chi stai parlando? Chi era l'uomo con cui stava parlando? Non glielo puoi chiedere. Torna al campo di allenamento. Va bene, andiamo al campo di allenamento allora. Ma salve, siamo gli alloggi. Dobbiamo andare qui per qualche motivo? Ma subito con gli allenamenti? Non mi pare il caso, Travis. Che dice lei? Per chi di voi non avesse fatto attenzione, la prossima squadra avversaria sarà l'Impero dell'Argentina. La loro difesa è davvero impenetrabile. Durante le qualificazioni non hanno subito neanche un gol. Il loro capitano, Thiago Torres, figura tra i migliori difensori del torneo. Lo chiamano la Fortezza delle Ande. La partita si disputerà tra 3 giorni. L'unico modo per evitare la sconfitta è cercare di fare breccia nella difesa. Quindi dobbiamo sviluppare una tecnica che ci consenta di fare breccia nella difesa di Thiago Torres. Ma allo stesso tempo dobbiamo potenziarci noi come portiere. Scudo di energia! Sì, purtroppo con questa tecnica la palla va sempre a finire fuori. Pazzesco! Mark ha imparato lo scudo di energia ed è riuscito addirittura a perfezionarlo. Mark non si limita a copiare dal nonno, ma sta iniziando a creare nuove tecniche tutte sue, ma è così, Mark! Infatti, c'è una sola persona specializzata nel copiare le tecniche altrui e quello sei tu, lasciarsi! Vediamo tu come te la cavi, Scott. Sarà il pallone ad avere l'ultima parola. Però, buono stop. Per Diana, ha ragione. Ho imparato tutte le mie tecniche da Mark, sono solo un copione. Beh, mano insuperabile, è tua.
Non potrei mai competere con campioni di fama mondiale. Che cosa ci faccio nella nazionale giapponese? Forza, Darren, tocca a te! Oh, ok. Ora non ho più dubbi. Voglio giocare in porta per il Inazuma Japan. Voglio essere persino meglio di Mark Evans. Inventerò la mia tecnica speciale. Gli farò vedere io di che stoffa sono fatto. Ottimo. Vedo che vi state allenando duramente. Detective Smith. L'altro giorno vi ho visti giocare contro le regine del cavaliere. O come si chiamano? Ah, ecco. In effetti, sì. È stata davvero una sfida difficile. Però andateci meno pesante la prossima volta. Non vorrei che il mio povero cuore mi facesse brutti scherzi. Che cosa c'è, Gregory? Non penso che tu sia venuto qui per fare commenti calcistici. No, infatti, ho bisogno di parlare con due dei tuoi giocatori, Mark, Jude. Quando avete un minuto di pausa, passate da me negli alloggi. Probabilmente se è con me e con Jude, c'è una sola persona di cui può voler parlare. Guardate bene questa foto. È un uomo con i capelli biondi. È difficile però distinguerne i lineamenti. Non sarà mica Ray Dark. Cosa? Stai dicendo che l'uomo della foto è Ray Dark? Anch'io ho pensato la stessa cosa, Jude. Questa è la fotografia dell'allenatore della squadra italiana, l'Orfeo. Il loro vecchio allenatore è stato sostituito così, all'improvviso. Nessuno ne conosce il motivo o ha informazioni sul nuovo allenatore. Un bel mistero, vero? Un bel mistero, sì. Un momento, era lui. Quello è l'uomo che parlava con Caleb giù al porto. Cosa? È vero, Caleb? Hai parlato con Ray Dark? E se così fosse? Stavo solo scherzando, non è il caso di scaldarsi tanto, Jude. Che ti prende? Allenatore Hillman, Ray Dark è davvero così pericoloso? Non ho mai visto Jude perdere le staffe in quel modo. Ray Dark era la forza che tremava dietro la Royal Academy. L'unica squadra a vincere il Football Frontier per 40 anni di fila. Ma Ray Dark non era un tipo da fair play. Quelle vittorie sono state ottenute con trucchi e subdoli stratagemmi. 40 anni fa, poco prima della finale del Football Frontier, l'autobus su cui viaggiava il Inazuma Eleven ebbe un incidente. Fu Ray Dark a provocarlo. La squadra fu costretta a ritirarsi. Il nonno di Mark e l'allenatore Hillman rimasero feriti. Quindi non poterono disputare la partita. Esattamente quello che è successo a mio padre quando allenava la Cherry Blossom. È stato Ray Dark a creare il Nettar degli Dei, una pozione che conferisce ai giocatori poteri sovrumani. Per questo motivo fu arrestato, anche se la storia non finisce qui. Successivamente creò una squadra di nome Absolute Royal Academy, che sfidò nuovamente la Raimon. Costrinse David Stanford e gli altri a usare tecniche proibite come pinguini imperatore numero 1, con effetti devastanti sul loro fisico. Quindi è un uomo che gioca con le vite degli altri per raggiungere i suoi scopi. Ma cosa lo spinge ad agire così? Ray Dark è guidato dall'odio. L'odio verso il calcio e qualsiasi cosa lo riguardi. Il padre di Ray Dark, Tom, era un giocatore eccellente e rappresentava la sua nazione. Ma anche le più grandi stelle del calcio non possono brillare per sempre. Con l'avanzare dell'età, le capacità calcistiche di Tom Dark vennero meno. Tom Dark dovette cedere il suo posto nella squadra a favore di altri nascenti come David Evans. Fu un duro colpo da cui non si riprese mai. Suo figlio giurò vendetta nei confronti di coloro che avevano fatto soffrire il padre. Ecco, qui davvero sappiamo perché Ray Dark odia il calcio. Ray Dark odia il calcio e per questo vuole dominarlo. La sua mente diabolica ragiona in modo perverso. Caleb, se scopro che hai ancora a che fare con Ray Dark, io ti... Sentiamo, cosa pensi di fare? Non te la farò passare liscia. Sempre a roderti il fegato, Jude?
all'allenatore Travis. Devo scoprire se si tratta veramente di Ray Dark. Se è così, starà sicuramente tremando qualcosa e potremmo trovarci nei guai. Jude. Ok, ti do un giorno di tempo. Ma da domani ti devi allenare per la partita contro la squadra argentina. Ci ho lasciato una R. Jude, ti aiuteremo noi. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull'uomo nella foto. Quindi si tratta dell'allenatore italiano? In tal caso meglio fare due chiacchiere con la sua squadra. Adesso che ci penso, ho visto alcuni giocatori italiani nell'area argentina. Si aggiravano come se stessero cercando qualcosa. Forse potresti parlare con loro. Grazie, Dirty Smith. Ok, dirigiamoci verso l'area argentina. Ottimo. È da questo episodio che si può provare a reclutare... Detoshi Nakata? Viale. Attenzione, Jenny, siamo con una bella vista sulle strade delle Ande. Bella la strada del calciatore. Oh, gli italiani sono lì. C'è Gigi Buffon. Gigi Blasi. È ovvio che è Buffon. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire dove si trovano questi giocatori italiani. Ma poi ci sono anche nomi, insomma, abbastanza conosciuti, tipo Zanardi. Che non c'entra niente con gli italiani, però Zanardi. Va bene, oggetti non mi serve comprarne, anche se... le tecniche voglio comunque vedere quello che hanno da offrire. Drago alato. Illusione ottica. Scatto infuocato. Attenzione, scatto infuocato la vorrei. Mano del colosso e vortice di sabbia. Scatto infuocato. Oh, solo un punto mi è rimasto. No, vabbè, scatto infuocato la volevo troppo. È troppo bello scatto infuocato, dai. Passione 2516. Non so perché ho letto un punto, Forse mi sono sbagliato con la quantità. Infatti mi sembrava strano. Questa è la piazza dell'area argentina. Ok. La cosa bella è che non possiamo entrare qui dentro, perché vedi, non ci fa entrare, ci spinge via. Oh, un punto per la grinta. No, fermati. Fino a mo' stavo a fare gli allenamenti per la grinta. Grinta e fisico. No, grinta e resistenza. Fisico e controllo, attacco e controllo. Difesa e basta, mi pare. Ad ogni modo, parliamo con gli italiani. Voi fate parte della squadra italiana, vero? Avremmo bisogno di farvi un paio di domande. Cosa? È una bella faccia tosta a parlarci in questo modo. Dov'è il nostro allenatore? Che cosa gli avete fatto? Parla o te ne pentirai. Non capisco, perché siete arrabbiati con noi? Basta ragazzi, che cosa pensate di ottenere comportandovi così? Paolo! Guarda quel cretino con gli occhialini, che buffone. Sembrerebbe il tipo che ha descritto Gigi. Non è vero, l'Inazuma Japan è una squadra pulita, lo si vede dal modo in cui giocano. Ti prego di scusare i ragazzi della mia squadra. Che cosa sta succedendo, Paolo? Vogliamo sapere. L'altro giorno abbiamo ricevuto un messaggio rivolto alla squadra. L'autore era... lui. Lui? Non mai ricordo sta scena. Diavolo si chiama quello, non a caso. Da oggi le cose cambiano. Sono il vostro nuovo allenatore. Obbedirete a me. Potete chiamarmi Mr. D. Vi è tutto chiaro? Nuovo allenatore. Mr. D. L'unico problema... Wow. L'unico problema è che in inglese Mr. D potrebbe essere frainteso. Mr. D? Allora, loro chi sono? Permettetemi di presentarvi il Team D. D'ora in poi saranno loro a rappresentare l'Italia. Davvero? Cosa? Ma siamo noi la squadra italiana! Dovete provarlo!
se siete bravi come dite non sarà un problema battere Team D, vero? Ma ricordate, se perderete, saranno loro a rappresentare l'Italia e voi tornerete a casa da mamma e papà. La partita avrà luogo qui al campo di allenamento dell'area italiana. Avete 3 giorni per prepararvi. È terribile, non posso crederci. E sappiamo che i giocatori allenati da Ray Dark sono potenti. Abbiamo fatto delle indagini su questo Mr. D. Abbiamo scoperto che questo vero nome è Ray Dark. Quindi è lui! Ray Dark è l'uomo nella foto! Sta continuando a tremare nell'ombra. Ora stiamo cercando Gianni, il vero allenatore della squadra italiana. È scomparso proprio quando Mr. D è entrato in scena. Abbiamo visto l'allenatore Gianni parlare con un ragazzo misterioso poco prima che sparisse. Proprio così, ed era identico a quel ragazzo con gli occhialini. Cosa? Era identico a me. Che cosa è successo al nostro allenatore? Lavori per conto di Mr. D, vero? Ammettilo! La faccenda si fa sempre più complicata. Sembra che il tipo misterioso in compagnia di Ray Dark fosse Jude Sharp. Beh, la cosa non mi sorprende. Dopotutto, tu sei il suo capolavoro. Zitto! E tu che accusavi me di essere in combutta con Ray Dark? Perché non ti fai un esame di coscienza prima di puntare il dito? Basta, tutti e due, smettetela! Non lo capite? Così fate solo il suo gioco, vuole creare un clima di sospetto tra di voi. Ma io vi fido di entrambi. Caspita, sembra che la nostra squadra non sia la sola ad avere rogni con Mr. D. Abbiamo saputo che qui c'è un uomo, con l'udito sottile per così dire. A quanto pare sa tutto quello che succede a Liekot. Volevamo fare 2 chiacchiere con lui, ma non riusciamo a trovarlo. In questo caso vi aiuteremo volentieri. Più siamo, meno ci impiegheremo a trovarlo. Davvero, ci aiuterete? Grazie, Capitano Evans, grazie mille. Ti ho dato di volta il cervello, Paolo. Perché hai accettato il loro aiuto? Tranquillo, Gigi, te l'ho già detto. Puoi fidarti di questa squadra. Iniziamo a vedere se qualcuno sa qualcosa di questo uomo che sa tutto. Forza, Capitano Evans. Mettiamoci in marcia. Bianchi viene con Mua. Molto bene, allora. Trova l'uomo che sa tutto quello che succede. Chi è però quest'uomo che sa tutto quello che succede? Ora che ci penso, al tutto tecniche. Scusi, è lei l'uomo che stiamo cercando quello che sa tutto? Vuoi chiedermi qualcosa? Dimmi la formula magica e ti dirò quello che vuoi sapere. La formula magica? Quale potrebbe essere? Meglio chiedere a qualcuno qui in giro. Scopri la formula magica. Il libro è enorme, non capisce. Yuppie di Nazuma Japan. 1, 2, 3, 4. Mi sembra una grossa Y. C'è un segreto straordinario. Ma vi levate? A questo punto proverei ad andare sopra. O i tombini. No, mi sembra di ricordare i tombini qua. No, mi ricordo qualcosa. Forse devo venire qua su. Eccolo! Ah, però non si sa. Ah, attenzione, invece sì. Guarda, se strizzi gli occhi puoi vedere delle parole incise sul tombino. Vivan los emperadores. Il significato mi sfugge, sarà questa la formula magica? Bene, ora che abbiamo questo possiamo avere qualche informazione da quell'uomo. Forza, andiamo da lui. Ma vorrei un attimo visitare tutta quanta l'area argentina. Scusami. Guarda, c'è anche un po' di oggetti per terra. Guarda, una barretta super, meglio di quello. Mamma del calcio, sì. Vediamo un po' se qua... No, qua non ce n'è un altro. Ok, e a posto così allora l'area argentina. Bene, Viva Pengigo potrebbe avere cose interessanti, ma... Poi vedrò se comprare qualcosa o meno. Ora dimmi la formula magica. Viva los emperadores, viva l'impero! La tua pronuncia è terribile, ma le parole sono giuste. L'Argentina vincerà. Viva los emperadores, che c'è di difficile? Immagino che vogliate qualche informazione su Gianni, l'allenatore italiano. Come facevo a saperlo? Beh, è sulla bocca di tutte le persone ben informate come me. Hanno visto l'allenatore Gianni parlare con un uomo con i capelli lunghi e biondi che indossava gli occhiali da sole. Ray Dark! A quanto pare l'allenatore è stato portato via con la forza da uno dei suoi scagnozzi.
un tizio con gli occhialini, se ricordo bene. Adesso che ci penso, era identico a te. Hai idea di che cosa stessero discutendo le Dark e l'allenatore italiano? So che l'allenatore è stato offerto una grande somma di denaro in cambio delle sue dimissioni. Lui ha rifiutato, ma devono essere arrivate a minacciare i suoi giocatori. Forse è per questo che ha lasciato l'incarico ed è sparito. È terribile. Paolo, tutto a posto? Sto bene, grazie Capitano Evans per averci dato una mano. Ma ora dobbiamo continuare da soli. Dobbiamo essere forti, sconfiggere Team D e rappresentare la nostra nazione. Ricordatevi che Red Ark è molto pericoloso, non sottovalutatelo. E tu non sottovalutare l'Argentina, Capitano Evans. Thiago Torres è un giocatore eccezionale, in bocca al lupo! Grazie Paolo. Ora dobbiamo tornare nella nostra area. No, dunque, nell'area italiana possiamo reclutare Toshi Nakata. Non ora, quindi. Mi chiedo quando il nostro capitano ci onorerà della sua presenza. Toshi. Ah, sì. Beh, sono sicuro che al momento del bisogno sarà lì con noi. Forza, alleniamoci. Dobbiamo farci trovare al massimo della forma fisica quando ritornerà. Hai sentito, Red Ark? Paolo è un avversario tutto rispetto. Non sarà un'impresa facile sconfiggere la squadra italiana. Beh, non c'è motivo di allarmarsi. È stato preparato tutto fino all'ultimo dettaglio. Perché i malvagi hanno sempre questa risata? Che risata è? Non è neanche una vera risata. Torna agli alloggi giapponesi. Vabbè, ci torno. Oh, vediamo un po', non ho fatto sfide, quindi dovrei stare a pieno delle forze. Sì, l'ho saltate due sfide perché non c'avevo voglia. Era non farti fare gol, quindi ho preferito skipparle. Pronti? Abbiamo trovato informazioni. Quindi è così, Red Ark è l'allenatore della squadra italiana. Gregory Smith sta indagando sul caso. Voi affronterete l'Argentina tra 3 giorni. Dovete concentrarvi sulla partita, ci siamo capiti? Sì. Capito. Il giorno seguente. Bene, è ora di fare un po' di allenamento. Dobbiamo riuscire a superare l'impenetrabile difesa argentina, giusto Jude? È l'ora dell'allenamento ragazzi, troviamoci a campo da calcio e iniziamo. Jude ovviamente non riesce a pensare altro che a Dark. Ma è normale, è normale. Chi è però la persona che è qui? Un vecchietto. Ci ha detto che Jordan e Dave si stanno allenando, uno alla Raimon e uno a Okinawa. Non c'è bisogno di dire chi sia a Okinawa e chi alla Raimon. Avete visto Axel, Austin e Xavier tutti e tre insieme? Chissà che stanno facendo. Ah, forza! Ragazzi, perché Dario sta perfezionando una nuova tecnica e da quello che vedo ce la sta mettendo tutta. Il ragazzo è carico, ma non ha ancora raggiunto la perfezione. Deve impegnarsi di più se vuole raggiungere il massimo grado del perfettometro. Io so cosa ci vuole qui, lasciate fare a Scott Banion. Ehi, mano di burro, para meglio fantasma di mia nonna di te. Cosa? Sì. Se facciamo arrabbiare Darren magari ci metterà un po' più di pepe. Non ci metterà la mano sul fuoco, ma... Sì, hai ragione, Scott. Darren è proprio una frana. Sei una schiappa, la chance. Faresti meglio a fare il portiere d'albergo. Ne so, ne parla più il palo di te. Ehi, non dire così. Guardate. Si sta formando un impressionante aura scura intorno a Darren. Allora sentiamo. Chi è con le mani di burro? Forse è un po' esagerato, se l'ha proprio presa. Un momento. Che cos'è questa strana sensazione? Sento il cuore in fiamme. La mano del colosso è una mossa che viene dal cuore. Se riuscissi a concentrare più energia nel mio cuore, forse potrei farcela. Forza ragazzi, mettetemi alla prova. Tirate a più non posso. E se volete punzecchiarmi va bene. Ma non ditemi più con le mani di burro. Possiamo punzecchiare, quindi va bene, farò del mio meglio. Ma ora che lo sai che ti fai punzecchiare è inutile, perché ce lo sai che lo stanno facendo apposta. Wow, Darren è davvero agguerrito. Sharp, non capisco perché ti sei presentato.
Non abbiamo bisogno di te se non riesci a concentrarti sull'allenamento. Vai via. Va bene. Aspetta, è l'allenatore Travis. Non preoccuparti, Mark ha ragione lui. Devo ritrovare la lucidità. Le cose che abbiamo scoperto su Red Ark sono state un duro colpo per Jude. Ciao Mark, cosa succede? Sembri un figlino preoccupato. Beh, magari questa potrebbe tirarti su. È una lettera per te. Una lettera? Potrebbe essere del nonno. Non penso, non mi sembra la sua scrittura. Perché non la apri e non lo scopri da solo? Vediamo. Ti aspetto sotto la palma del parco del mare. C'è scritto solo questo e non è firmata. Che strano. Molto, molto strano. Non ti resta che scoprire chi te l'ha mandata, Mark. C'è solo una persona che può avercela mandata. Attenzione, tecnica calcio stellare, difensiva. Secondo me non è altri che Nelly. Non può essere altrimenti. Centro di Yokot, Parco del Mare. Sotto la palma, a Parco del Mare. Eccola. È lei. Ce la farà a confessarsi ora? È da un po' che non ci si vede, vero Mark? Nelly, che cosa ci fai qui? Pensavo che fossi andata a studiare all'estero. Quella era solo una copertura. Ho viaggiato per il mondo per indagare su una certa faccenda. Mark, c'è una cosa che devi sapere. Si tratta di tuo nonno, Mark. Lui è ancora vivo. Cosa? 40 anni fa, prima della finale del Football Frontier, Dinazum Eleven ebbe un incidente che le pregiudicò il titolo. L'allenatore della squadra era David Evans, tuo nonno. Lui era convinto che ci fosse qualcuno dietro quell'incidente. Cominciò a fare delle indagini per scoprire cosa fosse veramente accaduto, ma Dark lo fece uccidere. O almeno, così sembrò. Tuo nonno era gravemente ferito, ma sopravvisse. Dopo essere stato curato da alcune persone che osteggiavano Red Ark, venne portato all'estero in gran segreto. Per proteggere i suoi cari, decise di sparire e fare credere di essere morto. Sei vivo, nonno, lo sapevo! Mark, è molto probabile che tuo nonno si trovi qui, a Lyokot. Dopotutto, data la tua presenza qui, ci sono ottime chance. Nonno, sei davvero qui? Questo è il tuo primo passo verso la vetta del mondo. Ora, devo andare. Aspetta, Nelly, te ne vai già? Senza neanche salutare gli altri? Non posso restare, Mark. Ci sono ancora altre domande che devono trovare una risposta. Perché tuo nonno si sta nascondendo da 40 anni? Ci deve essere qualcos'altro sotto. Oh, forse ti interessa sapere che c'era un gruppo di giocatori italiani vicino al porto. Sembra che stessero litigando. Chissà cosa fanno lì Paolo e gli altri. Scommetto che ha a che fare con Red Ark. Ah, quindi sa già di Red Ark. Finché ci sarà anche lui sull'isola, non abbassare la guardia. Tieni gli occhi aperti, Mark. Anche tu, Nelly, e grazie di tutto. Chissà cosa stanno combinando poi gli altri. Dobbiamo andare a porto. Ok, andremo a porto, ma nel prossimo episodio. Io penso che possa bastare così, Cuge, per questo video. Quindi io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione vi ricordo link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. E ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.